Che faccio? Mi scusi, ma lei entra o non entra? Benvenuti amici, io sono Salpimpos e oggi siamo su Together Again, gioco in stile FNAF. Però gli animatronici qui sono un po' umanizzati, quindi secondo me farà ancora più paura del FNAF originale. Gioco ovviamente fanmade, gratuito, vi lascio il link in descrizione così potete scaricarlo e provarlo anche voi. Andiamo, possibilità di caricare la partita, possibilità di un menu extra, ma noi iniziamo una nuova partita e vediamo. Lasciate like ragazzi, mi raccomando, siamo alle 1968. Spolliciate come se non ci fosse un domani. Questo è il direttore che mi vuole lì entro 10 minuti. Sì, sì, lo so, vabbè, dammi un minuto. Ha sentito una voce. Chi c'è lì? Attenzione. Ok. Sono qui per offrirti una grande opportunità. Ti darò successo, fortuna, potere, influenza, stabilità. Tutto ciò in cambio di una piccola cosa. E che cos'è? Il prezzo da pagare è tuo figlio? Ma ascolta, non nel modo in cui pensi, fidati. Non voglio fare del male ai tuoi bambini e non voglio prendere le loro anime. E meno male, dico. No, ascoltami. Non fare niente ai miei figli, eccetera, eccetera. Ai miei bambini. E niente, lui non vuole. Ci credo. Se non accetti, lo perderai lo stesso. E tutta la tua famiglia. Buono. Io accetterei allora nel dubbio, va. Quindi... mi sa che accetta. E che cacchio devo fare? Abbiamo pure tre pillole anche nel dubbio. Allora, comincia. Salve. Quindi voi spa... ah, non solo umani, ma un po' di tutto. Qui possiamo fare eventualmente... possiamo attivare eventualmente dei suoni per attirare animatronici nelle varie stanze. Io mi trovo qui, in teoria. Tag gol cam. Ok. Ah, i condotti di ventilazione, ok. Mamma mia. La vedo brutta, ragazzi. La vedo molto, molto brutta. Siete un cacchio. Devo accendere la torcia. Posso accendere la torcia, però si scaricano le batterie qua. Tempo niente, proprio. Che fanno? Ah, sì. Cosa che faccio? Spengo mezzo mondo qua. Ragazzi, ci prenderemo jumpscare. Sappiatelo. Hey, I could give you bucks if I sold these. Maybe if I ask Marion's boyfriend to fix them. Questi sono tutti qua ancora. Ne è scomparso uno. C'era un altro qua. Non so che fare. Vabbè che la notte... ok. La notte 1 non dovrebbe essere tanto problematica. C'era un altro qua. Ce ne sono due che... sono due per strada. Ho paura, ragazzi. Ci prendiamo jumpscare, sappiatelo. Ce ne sono due per strada, però non so minimamente qual è il loro tragitto. Questo spengo la luce e niente, ritorno alla telecamera. Che dobbiamo fare? Ce n'era uno qui, sì. Questo me lo ricordo. Salve. Quindi che cacchio faccio da qua io? Mi scusi. Ah, forse ok. Uno, è partito uno. In teoria. Salve. No, lo attivo in qualche modo. Lo attiro, non lo so. Devo vedere anche i condotti di ventilazione. Probabile. Chi? Aiuto. Che cacchio devo fare? È peggio di FNAF originale questo. Cold. Cold? C'è cold? Meno male che sentivi freddo. Allora. Perché io sto sentendo caldo, onesta. Mi sta salendo la temperatura, ragazzi. Questo è qua. Questo si sta avvicinando. Piano piano è già arrivato qua. È scomparso. Ma sta entrando. A Fen, tua sorella, lo capisco che è una Fen. Ma lo ritrovo in faccia sicuro. Comunque è solo uno in giro, a quanto ho capito. Oh, cacchio.
No, no, venga qui. Non vada, non vada via. Ora dove è andato? È entrato. Winter's coming up, so I don't know why this thing is on. Vabbè, qua ci sono sempre questi. Non credo che... Ce n'è uno in giro per la mappa. Dove è andato? È tornato qui. Ma io posso eventualmente attirarlo e tenerlo lontano da me. Oh cacchio! Mi scusi! Che faccio? Mi scusi, ma lei entra o non entra? Sono saltato in aria. Let's try again, shall we? Sono stato ucciso da Aiden. Sono saltato in aria, ragazzi. Non so se si è visto, ma sono saltato veramente in aria. Use the audio speaker to lure him back. L'ho fatto, ma non ci tornava lui. Te pare che è scemo. Facciamo un altro tentativo. E cominciamo. Allora, qui non manca. E poi eventualmente scompare lui. Perché poco fa è scomparso lui. Quindi, per adesso noi non abbiamo nulla da fare. In teoria. La teoria e la pratica è ben diversa dalla teoria. Mi sono spaventato. Solo per iniziare il gioco. Allora, questa è la torcia. Per adesso non c'è nessuno. Poi a un certo punto inizierà a vagare questo qua. Quindi per adesso è tutto normale, tutto nella norma. Noi non facciamo altro che guardare le cosucce. Quindi io a sto punto questo che faccio? Non tocchiamo niente, perché qua facciamo saltare in aria tutto. Perfetto, lui è ancora qui. Io presumo che ci sia solo lui alla notte 1 che ci può dar fastidio. Quindi teniamolo d'occhio a sto punto, no? Se stacco mezzo mondo, che succede qua? C'è da capirlo sto gioco comunque. Molto in stile FNAF. Tra le quali abbiamo anche una versione di FNAF 4 anche. Quindi probabilmente la porterò. Ovviamente se lascerete abbastanza like a questo continueremo la serie. Quindi porterò un po' tutti i capitoli che sono usciti di questo gioco. Quindi niente. Però intanto cerchiamo di sopravvivere. C'è da capire qui a che mi può servire staccare la luce qua tutto. Che tanto quello è entrato lo stesso, quindi non è cambiato niente. Comunque, non c'è nessuno che vaga. Buono, aggiungerei. Buonissimo. Però forse cominciano ad uscire ad un orario specifico. Sono le 2 del mattino. Dobbiamo arrivare alle 7 in qualche modo. E allora, qui niente. Questo non può interagire con niente. O quantomeno sì, però non succede niente. È andato. Lo attiro da tutt'altra parte. Follow my words. Dove cacchio è andato? È già uscito. Ma che deve andare a prendere il treno? Dov'è? Dove cacchio sei andato? Faccia di capra. Condotti? Lo attiro in qualche condotto? Non lo so. Si sentono brutti rumori. Ma dov'è? Oh, eccolo qua. E quindi io dove lo attiro? Scusami, lo attiro nella stanza accanto. Oh, vedi, lo chiudo qui per sempre. Statene qui, va nel ripostiglio. L'ho chiuso, ragazzi. Si possono chiudere le porte in questo gioco? Non uscire, faccia di capra. Oh, è uscito, lo riattiro qua. Oh, ho trovato l'inghippo, ragazzi. L'ho bloccato qui. Dai, che dobbiamo resistere. Sono le 4 del mattino. Faccia di capra. Non te ne andare. Tanto ti richiudo qua. Se provi ad uscire, ti richiudo. Quindi sti cacchi. Non se ne va, ragazzi. Meno male. Vai, l'ho chiuso. L'ho bloccato. No, di nuovo. Torna. Oh. Torna dentro. Ho trovato l'inghippo, ragazzi. Forse ho capito come risolvere il gioco. Almeno la notte 1. Vai, rimani qua, faccia di quello che sei.
Utilizziamo la batteria. Sono ancora le qua. Oh, è andato. No, ho sbagliato tasto. Qua, 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 ciccio. Oh, meno male. L'ho bloccato, ragazzi. Mi sa che non uscirà più da qui. Che tanto appena esce, per forza da qui deve uscire. E io lo riblocco qui dentro. Qual è il problema? No problem. Io di problemi non me ne faccio. Vai, se hai il coraggio esci, ciccio. Dai, mancano 2 ore. Poi me vado a casa. Oh, è entrato, è uscito. Ok. Forse ho capito l'inghippo. E come risolvere la notte 1. Bloccarlo qui per sempre. E appena lui esce, rischiacciare quel pulsante. Ovviamente la notte 1 è la più facile, quindi abbiamo a che fare con un solo animatronico. All'ultima notte, alla notte 6, avremo a che fare con tutti gli animatronici, quindi non sarà così semplice. Vai, vai, non sarà così semplice. Dovremmo attirarli tutti nelle varie stanze, cercando di non farli entrare. Sono le 6. E poi avremo a che fare anche con gente, o quantomeno animatronici, che si insinueranno tra i condotti di ventilazione. Là le cose saranno più complicate. Dai, che sono le 6. È andato via, lo riattiro. Allora, entra ciccio, entra lì. Ecco, niente, ormai l'abbiamo scoperto. Almeno questo è il tutorial su come risolvere la notte 1. Chiudere il manichino qua, l'animatronico qua, su questa stanza. È molto easy come cosa. Ok, vabbè, inutile che illumino là, non c'è nessuno. Great job! Oh, alleluia! Fatto, ragazzi. Molto easy, effettivamente. E niente. Ah, quindi che c'è qua? Prendi delle informazioni dalla gente. Salve. Vi posso chiedere... Good morning! I'm sorry for interrupting. My name is Ashley and I'm doing an investigation project for school. Ok, questo è l'investigatore che sta investigando sulla scomparsa dei 3 bambini. Sapete niente del caso? E uno dei suoi vicini ha fatto amicizia con Wendy Gribble, uno dei bambini scomparsi. Lui mi ha detto che il giorno in cui lei è scomparsa, la sua famiglia l'aveva portata al lago Funland, all'ex Funland. Mentre Cheryl non so niente del caso perché non vivo qui. Buono. Salve, lei ne sa niente delle persone scomparse, i 3 bambini? No? E allora vado a funghi. Ah, ora mi parla. Good morning, Sira. A un minuto. For sure, lady, tell me. My name is Ashley Waters. Vabbè, passo di storia. Really? Hey, that's great. Ho lavorato per un po' al caso. Ah, questo faceva il detective alla polizia, al dipartimento di polizia in città. Posso collaborare con te per fare tutta questa storia? Vabbè, mi aiuta. Absolutely. Here, let me write my number down on your notebook so we can keep in contact. Great. Vabbè, ho trovato il compagnetto, ragazzi. A posto. Prenditi quella di te. Fatto, dopo 3 ore. Non ci vedo più con tutte queste linee orizzontali. Andiamo alla notte 2, ma l'affronteremo al prossimo video. Perché già con uno jumpscare io praticamente è la prima volta che io salto dalla sedia in questo modo. Quindi figuratevi. Quindi me la esco al prossimo video. Eventualmente andiamo alla notte 2. Ma mi raccomando di lasciare un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Attivate la campanella. E poi c'è tutto al prossimo video.